Italia sinceramente penso niente. È un paese che ti porta a apprezzare i contrasti e le differenze rispetto a quello che abbiamo e che possiamo trovare qua in Italia. Una volta che sono arrivato in Giappone ho avuto la fortuna di conoscere fotografi e persone appassionate di fotografia che mi hanno insegnato e mi hanno preso a braccetto accompagnandomi appunto in questo percorso. È quello che voglio proprio far vedere dalla mostra, far vedere che ci sono degli angoli di città, dei 30 milioni di abitanti come Tokyo, che sono ancora, sembra di essere 100 anni fa, con dei templi che sono secolari, con delle geisha che camminano ancora in strada, e ci sono degli angoli di questa città, come l'incrocio di Shibuya che possiamo vedere in questa foto, dove sembra di vivere in un film tra 300 anni, dove tutto è futuristico e tecnologico. Questa doppia anima è un vero contrasto che si può trovare in tutta l'Asia e soprattutto in paesi come il Giappone, che è stato un paese isolato. Ed è molto impressionante dal mio punto di vista come questi due contrasti riescono a combaciare e a coesistere.